Droga, un tarantino è finito nella rete della Guardia di Finanza di Taranto. In azione, baschi verdi tolti dal mercato della droga, ben 6 kg di hashish nascosti da un uomo di 38 anni, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe, secondo gli investigatori, il presunto custode dello stupefacente. È da accertare, cioè, se si occupasse anche del confezionamento e della rivendita della sostanza o se la conservasse invece per qualcuno. Intanto, visto il grosso quantitativo, immediato è stato lo scattare delle manette. Proseguono le indagini perché il 38enne potrebbe essere collegato a qualche organizzazione criminale del Tarantino. Oltre alla droga, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato un bilancino di precisione e un'autovettura. È stato lo stesso uomo a portare i militari al luogo del nascondiglio. Durante un appostamento delle Fiamme Gialle, infatti, il 38enne è stato visto raggiungere il luogo in questione. Visti i finanzieri, il custode della sostanza ha subito tentato di darsela a gambe, ma è stato raggiunto ed ammanettato. Il 38enne si trova ora nel carcere di Taranto e sarà ascoltato nelle prossime ore.